Il piacere di avere Marco Medici e di Unicredit, eccolo qua Marco Medici, nuovo taglio di capelli per Marco Medici e Pietro Di Lorenzo, SS Trader, buongiorno entrambi, come state? Buongiorno, io non posso cambiare il taglio. Allora, buongiorno nuovamente, nel frattempo il Nasdaq vola. Allora, caro Marco, cominciamo da te, volumi sul mercato Sedex, com'è andata questa settimana? Marco, mi senti? Sono in ritardo oggi. Allora, prego. Perfetto. Allora, se mi sentite adesso, allora, volumi in, allora, possiamo dire che sono stabili rispetto alla settimana scorsa. Abbiamo più o meno un 43 milioni al giorno su quello che è il mercato Sedex, quindi il mercato di borsa italiana, dove sono quotati anche i prodotti a leva. Volumi in diminuzione, quindi rispetto al trend che abbiamo visto da inizio anno, in cui avevamo anche 70-80 milioni ogni giorno, quindi li abbiamo praticamente dimezzati. Questo probabilmente per il fatto che manca una vera attività da parte del mercato e c'è un'incertezza di fondo. Ecco, abbiamo fatto una piccola analisi sui flussi che vediamo sia sui nostri prodotti che sul mercato in generale. Una cosa interessante che abbiamo notato è che il cosiddetto ratio call put è in diminuzione. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli investitori stanno prendendo posizioni tramite prodotti a leva, quindi tramite prodotti a leva fissa, turbo, mini future e cover warrant, e tendenzialmente ribassista. Ecco, se questo appunto ratio era piuttosto rialzista nelle ultime settimane, ecco che è diventato in questo momento ribassista. E lo vediamo soprattutto su quei prodotti che hanno come sottostante l'indice domestico, il FTSE MIB. Quindi ecco, gli investitori che utilizzano prodotti a leva in questo momento stanno scommettendo piuttosto sul ribasso del nostro indice ed in generale sul mercato. Però ecco che quello che abbiamo visto è che questo ribasso è un po' più marcato su quello che è l'indice domestico piuttosto che sugli indici stranieri ed americani. Quindi ecco, questo forse può essere anche interessante per quanto riguarda una sorta di sentiment da parte degli investitori sul mercato Sedex. Quello che vediamo inoltre è che gli investitori stanno tornando, per quanto riguarda i prodotti di investimento, a dei prodotti che erano stati emessi magari qualche settimana fa, in un momento magari di volatilità più accentuata. Non so se ti ricordi, Emily, che ne avevamo parlato, cioè al momento di volatilità più accentuata noi abbiamo emesso dei prodotti che andavano a prendere proprio, come dire, un vantaggio da questa volatilità. La volatilità poi era scesa, questi prodotti erano andati molto in the money. Ecco che invece in questi giorni, a causa sia della discesa sui mercati, i prodotti stanno scendendo. Questo fa sì che, insomma, magari gli investitori che li avevano messi in watch list per aspettare un punto di ingresso che fosse più favorevole, ecco che quindi gli alert sono scattati e che quindi stanno tornando ad interessarsi a questi prodotti, che erano stati emessi in un momento di volatilità piuttosto accentuata. Quindi avevano le caratteristiche un po' più difensive, quindi barriere profonde, piuttosto che premi importanti, eccetera, eccetera. Nel momento in cui la volatilità era scesa, questi prodotti erano andati poco interessanti perché costavano tanto. Ecco che ora siamo di nuovo in un momento in cui gli investitori li stanno considerando e lo vediamo dai flussi proprio sui nostri book. Nella giornata di oggi e nella giornata di ieri c'è stato interesse particolarmente per un prodotto, poi magari perché ecco, è abbastanza sintomatico di come gli investitori ormai capiscano qual è il momento giusto anche di entrata per un determinato prodotto o per un particolare tipo di payoff emesso in un particolare periodo. Oggi ti sentiamo un po' male, caro Marco Medici, ma questa la spiegazione è semplice, perché Marco Medici continua ad acquisire importanza in banca, no? Allora gli fanno salire di piano, oggi a Milano piove e quindi più sei in alto col tempaccio becca male. scherzo. Senti, allora adesso poi magari in pausa cerchiamo di ricontattarti. Però cominciamo invece con le strategie, dai, andiamo dal nostro, poi lo vediamo, Marco, non è che me lo sono dimenticato il prodotto che mi dicevi dei nostri, anzi facciamo una cosa, tagliamo la testa al toro, vediamolo subito, vediamo se riusciamo a capire l'ISIN, vai. Certo, Domodossola Empoli 000, sì? Hotel Bologna,
sì? 42, sì? Roma, Genova 1. Ok, l'abbiamo capito. Tu te lo sei segnato anche tu, Pietro Di Lorenzo, così magari lo commentiamo assieme. Allora, questo qua è un cash collect, quindi ti dà la cedola, worst off, quindi il paniere bisogna considerare il peggiore, effetto memoria, quando c'è effetto memoria mi piacciono sempre qua. Cioè quanto, che vuol dire effetto memoria, vuol dire che se ti manchi 1, 2, 3, 4, 10 cedole e poi se ritorna sopra ad un certo livello ti ridanno tutto, non con gli interessi, ma ti ridanno tutto quello che non ti avevano dato prima. Il quanto vuol dire che è già a rischio cambio, autocollable, c'è la possibilità di richiamo. Paniere 94,61, il paniere di azioni quali sono? Parliamo di azioni americane, e, sono quattro azioni, Airbnb, Amazon, PayPal e Tesla. La peggiore in questo momento è Amazon, che perde il 21%, quindi quella più solida tendenzialmente è la peggiore. La cosa però interessante di questo prodotto è la barriera, che è conservativa, perché abbiamo una barriera al 50%, quindi ecco che per perdere a scadenza il peggiore dei titoli dovrebbe perdere il 50% rispetto al valore iniziale. Altre due caratteristiche difensive di questo prodotto sono l'effetto memoria, di cui tu hai già parlato, e l'effetto step down. Quindi questo prodotto può richiamare anticipatamente anche se i sottostanti scendono fino al, mi sembra, all'85% del valore iniziale. Quindi ecco che, come abbiamo detto altre volte, questa è una caratteristica che fa sì che il delta del prodotto sia più limitato, che quindi si muove meno rispetto all'andamento dei suoi sottostanti. Ed è una cosa che possiamo vedere, il sottostante peggiore perde il 21%, il prodotto perde il 6%. A livello di premio paga... Sì. Vai, prego. No, a livello di premio, insomma, questo della serie che abbiamo emesso era quello più importante, perché paga un 5,90% trimestrale, quindi un 23,6% annuale, a fronte delle caratteristiche che abbiamo appena detto, quindi barriera al 50%, autocall con l'effetto step down ed effetto memoria sui premi. Ed in questo momento il titolo peggiore è anche quello tendenzialmente più solido su questo, insomma, è innegabile. Che dici, Pietro Di Lorenzo? Pietro, che dici su questo prodotto? Sì, guarda, il tema qui... sì, lo ritorno un attimo. Oggi allora, non ce la facciamo, Chiudo, se non la smettete. È la scorrelazione dei quattro sottostanti. Cioè... soprattutto in prodotti worst off con tanti sottostanti, tanto più i sottostanti sono legati, quindi hanno un andamento correlato fra di loro, tanto meno il prodotto è rischioso, perché invece se sono scorrelati, come in questo caso, c'è il rischio che uno va da sé e quindi il worst off diventa drammaticamente il prodotto che ti fa perdere mente la protezione. Quindi è certamente un prodotto molto appealing, perché protetto con un super rendimento di queste cedole. Però il discorso della correlazione sottostante, cioè tendono un andare un po' a sé e questo rende molto certamente più rischioso. Allora facciamo una cosa, va, perché oggi la vedo durissima, anche te ti sento male, siete vicini? Vi siete messi vicini, non lo sappiamo? Facciamo cosa, adesso andiamo in pausa, tanto bene o male la prima parte l'abbiamo portata a casa e poi ci teniamo, cerchiamo di aggiustare un po' i collegamenti e ci allarghiamo un po' nella seconda parte e entriamo nel vivo con le strategie. Dai, pausa e torniamo subito. Bentornati, seconda parte di Focus Certificates, dovremmo aver risolto tutti i nostri problemi. Pietro Di Lorenzo, mi senti? Proviamo a vedere un po' se noi ti sentiamo benissimo, bene. Benissimo. Ah, adesso ti sentiamo bene. Invece il nostro Marco Medici è sempre su i piani alti. A che piano sei della torre? Oggi sei in torre, giusto? Ti vedo la sedia da professionista. Sono in torre, sono al nono piano, sempre quello. Ah, vabbè, vabbè. Allora dai, partiamo un po' con le strategie. Va, ancora che... bassi, ancora bassi. Ancora siamo andati abbastanza. Dai, Pietro Di Lorenzo, strategie, cosa ci hai portato oggi?
Vai, le solite tre, stavolta le facciamo come orizzonte temporale. Partiamo dal breve, DE000, Hotel Verona 4, sì. Milano 1, Ancona 5. Ancona 5, perfetto. Allora, Moncler. Moncler, il tema è l'opportunismo di questa puntata, nel senso cercare di entrare su delle fasi un po' estreme, no? Come sai, Moncler ha perso il 12% nelle ultime 6 sedute, ha perso 7 euro dai massimi recenti, e quindi effettivamente molto schiacciato. Il tema di questo prodotto è il tempo, nel senso che la scadenza è solo il 17 giugno, quindi bisogna rimanere in posizione poco più di 40 giorni. E il secondo tema è una barriera profonda e soprattutto discreta, nel senso che la barriera è posizionata al 14% dai livelli attuali, e in più è anche una barriera che al tocco non viene persa, perché stiamo parlando di un prodotto top bonus. Quindi anche in caso, e questo è un grande tema secondo me, Emeric, rispetto ai flash crash, perché come sai lunedì ha lasciato un po' il segno nel cuore dei trader, no? E se ci pensi, flash crash penalizzano molti prodotti con barriera continua, sì, che al tocco possono essere drammaticamente colpiti in maniera anche un po' beffarda, se ci pensi. E quindi questo è il tema. Quindi sostanzialmente il discorso qual è? Che il rendimento atteso è molto elevato, perché parliamo di un 4,51% in una quarantina di giorni, quindi anno su anno è il 40%, entri su un titolo sostanzialmente in ipervenduto, piuttosto schiacciato, ti lascia un ulteriore margine di discesa del 14% in 40 giorni e ti lascia anche l'opportunità che il titolo sporchi il livello barriera, che nello specifico è posizionato a 37,89, quindi dobbiamo tornare indietro di circa 2 anni per vedere quei prezzi, e quindi hai anche l'opportunità di, insomma, di avere questo, diciamo, stop colpito ma non affondato, nel senso che se lo colpisce il prodotto non perde la protezione e ti giochi la partita a metà giugno. Ma dai, su questo breve tempo, e sai che quando c'è una strategia con un tempo abbastanza limitato non mi dispiace, non c'è la possibilità di andare a prendere un buon 5%, sì, un po' meno del 5%, e comunque la barriera sta a 37,9. Andiamo a vedere un po' tecnicamente come è impostato Moncler. Immagino tu un'analisi l'abbia già fatto, però vediamola insieme. Allora, Moncler in questo momento gira a 43,63. La barriera era, che mi sono dimenticato già, 37,89. Vediamo un po' tecnicamente dov'è questo 37,89, perché solitamente gli strutturatori come il nostro Marco Medici un'occhiatina all'analisi tecnica ce la danno sempre. Allora, sì, sono i massimi di novembre 2020 sostanzialmente, con la sorta di resistenza qua, che si opposta. Più o meno, dovrebbe essere una cosa del genere. Quindi ti deve andare ad affrontare, Moncler. La tendenza è ribassista, è un po' una mezza corsa contro il tempo, perché la tendenza è giù. Però ancora ad andare sotto, quota 42, poi c'è un bel 40, poi c'è un 38,7 e poi ti prende la barriera. Però è una barriera discreta, e quindi già questo è un altro mezzo vantaggio per chi lo prende. Ma sì, dai, alla fine, conoscendoti, mi stupisco anche che mi hai portato questo. Di solito sono quelli montagne russe i tuoi, Pietro. Però... ma guarda, questo è aggressivo, nel senso che c'è un rendimento del 40% annuo che... cioè sì, è un mega rendimento, questo è, cioè, adesso uno è un po' confuso dal 4% che sembra così, però dobbiamo rimanere in posizione 43 giorni, quindi è 40% anno su anno, forse anche il più rischioso vedete che ti porto, nel senso che insomma è un bel rendimento questo, no? Però non mi dispiace, guarda, non mi dispiace, sì. Ma Marco, che dici su questo prodotto? Lo stanno scambiando? Ce l'hai qualche dato sugli scambi su questo? Se n'è accorto solo Pietro Di Lorenzo oppure no? Marco Medici? Uno scambio, c'è appena stato proprio uno scambio su questo prodotto, quindi no, devo dire che prodotti su Moncler e un po' di tutti i tipi, quindi non solo bonus ma anche altri payoff, sono comunque prodotti che girano abbastanza bene, quindi gli investitori comunque conoscono il titolo e cercano prodotti su cui investirci. Come dicevo, c'è appena stato un trade su questo prodotto proprio di due pezzi, quindi insomma si può. Ma in acquisto o in vendita il trade? Perché sai che poi in acquisto. Quindi ti stanno ascoltando, sì, caro Pietro Di Lorenzo, molto probabilmente, però no, devo dire che non è male. Allora vuol dire
uno era proprio lì che aspettava, secondo me. Però guarda, insomma, ora vediamo. Però. Era lì sul coso e Pietro Di Lorenzo l'ha spinto. Oppure Pietro stesso. Oppure Pietro di nascosto. No, che... È Pietro che... Vabbè, guarda, Pietro fa trade in ogni momento, quindi lo sappiamo. No, comunque, guarda, allora dico che Pietro si è un po' sentito toccato nel vivo quando gli hai detto che non è... No, questo è un prodotto aggressivo. No, guarda, devo dire, in effetti, come dicevi tu, manca poco tempo, quindi questo può essere interessante. E la barriera è al 13%. Quello che aggiungo io è che... Allora, con un livello di volatilità così elevato, nel caso in cui avessimo una discesa della volatilità, questo prodotto può essere anche magari venduto prima, perché andrebbe a beneficiare di un aumento del prezzo, quindi una convergenza verso il prezzo del bonus prima della scadenza. Quindi ecco che può essere utilizzato anche in ottica non di portarlo fino a scadenza, ma di trading anche di breve periodo. Sì, beh, ci sta effettivamente. Va bene, dai, altro giro, Pietro. Dai, altro giro, D000HB, quindi Hotel Bologna, 2-6, Firenze, Firenze 1. D26, Firenze, Firenze 1. Allora, questo è un banco BPM, mi stai proprio sul pezzo oggi, bene, bene. Banco sì, BPM. Guarda, il tema è questo, essendo un prodotto bonus cap, in questo caso perdiamo il beneficio della barriera discreta, la barriera la voglio molto profonda e in questo caso parliamo di una barriera distante il 37% dai livelli attuali, quindi parliamo di una BPM a 1,8375 euro. Il discorso di base per me è questo: se Crédit Agricole l'ha comprata a circa 3 euro e ne ha comprato quasi il 10%, evidentemente faccio fatica a immaginare che magari ci avrà delle protezioni, si sarà strutturata anche in maniera conservativa per evitare, diciamo, che questa sua grande partecipazione perda di valore, però stento a credere, considerando che il prodotto ha una scadenza anche qui breve, parliamo di 16 settembre, quindi bisogna scavallare l'estate, insomma onestamente faccio fatica a pensare che abbia preso una cantonata così grande che si becchi un drawdown del 40%, quindi in virtù di questo, questo è un prodotto anche perché se inizia a scendere, secondo me la manina alle quotazioni ce la mettono, figurati, su una posizione così importante. Cioè, stiamo parlando del 10% se ne è presa, quindi un drawdown del 10% su appunto. Tutto, un drawdown del 40% su tutto mi sembra un po' difficile, però sicuramente si saranno, insomma, salvaguardati con delle operazioni di copertura e quant'altro, però non me le immagino, poi sbaglierò, per carità. Qui il rendimento atteso è più basso, parliamo di un 3,5%, ma è un prodotto che secondo me ci sta bene, magari in fase di volatilità, quando sai il mercato questa settimana l'abbiamo visto e come viene colta da quei momenti anche di smarrimento e di panic selling, potrebbe essere un prodotto soprattutto nelle fasi di discesa, secondo me assolutamente interessante, orizzonte breve, e l'unico, diciamo, tema è la barriera continua e qui il flash crash, ribadisco, è un tema che purtroppo è sul tavolo e l'abbiamo visto quindi quanto sia rischioso. Allora Marco, beh, qua insomma non è che abbiamo molto da dire, anche questo, la considerazione che faceva sul flash crash, beh, sì, abbiamo dire un sacco comunque di cose. Un 37% di distanza, quindi insomma deve essere appunto un crash veramente non importante. Diciamolo, perché l'ultima volta che avevamo detto una cosa del genere poi è arrivata la pandemia, la guerra, quindi lasciamo stare, non ce la tiriamo che già ne abbiamo avuto abbastanza. Va bene, no io parlavo del fatto che fosse flash, però no, comunque Pietro ha già detto tutto, quindi ecco, abbiamo una scadenza spostata di 3 mesi rispetto al primo che aveva una scadenza a giugno, questa è una scadenza a settembre, ho già sopra la pari, quindi 102,80 in effetti, però appunto con un potenziale in corso a 106, quindi abbiamo 4 punti che si possono portare a casa in 4 mesi, tutto il mese. Terzo giro, caro Pietro Di Lorenzo, vai. D00 a 000, Hotel Bologna 5, Napoli 5, Washington 0. 5, Napoli 5, Washington 0, ok, eccolo qua. Qui ci allunghiamo, prodotto completamente diverso, siamo con una scadenza 18/04/2024, un prodotto totalmente diverso, un cash collect, quindi un prodotto per chi ama delle cedole, in particolare in questo caso sono particolarmente appealing perché sono mensili
e incondizionate. Quindi succeda quel che succeda, ti becchi uno 0,75 mensile, che certamente è interessante soprattutto per chi ha problemi con lo zainetto fiscale, perché poi mese a mese si riesce a scontare la minus, perché ricordo le cedole contribuiscono a reddito diverso. Detto ciò, perché questo prodotto? Perché ieri sul Nasdaq ne abbiamo viste di tutti i colori, è stato un pomeriggio veramente raramente ho visto un push di lettera così potente su alcuni titoli del Nasdaq, e qui abbiamo Amazon, Nvidia e Sony, che sono certamente tre esponenti importanti, soprattutto su Amazon, anche dopo le trimestrali siamo molto schiacciati, e quindi ancora una volta un trade opportunistico, nel senso che andiamo a prendere un certificato che quota intorno ai 90, tra l'altro di recentissima emissione, e quindi una vita residua di circa 2 anni, nei quali confidiamo nel fatto che magari questo panic selling si vada a riassorbire, e se non si assorbe il tempo, diciamo, rimanga un po' nella tua direzione, nel senso che il tempo ti viene remunerato, cioè ogni mese che hai in portafoglio questo certificato prendi la cedolina, quindi non è un'attesa passiva, no? Tipica magari di un'azione in perdita, dove tu sei lì, aspetti e perdi opportunità perché hai soldi fermi. In questo caso ogni mese prendi la cedolina. Auspichi che chiaramente questa barriera, che comunque è profonda al 60% a scadenza, non venga toccata, ma la puoi gestire anche in maniera attiva. Quindi il tema qui è che l'attesa non è un'attesa vana, ma è un'attesa che comunque ti dà un rendimento, e questo rende, come dire, il tragitto anche meno stressante, perché sai che è qualcosa in portafoglio che produce volente o nolente un rendimento incondizionato. Bene, allora, ultimo commento sulla strategia, Marco, e poi velocemente, perché ho un po' di domande, vorrei dare un po' di spazio ai telespettatori, prego. Sì. Allora, questo è uno dei nuovi prodotti fixed, 9% all'anno fisso incondizionato, che viene pagato per forza di cose, come diceva Pietro. Ecco, questo è uno dei prodotti, secondo me, conservativi, cioè quindi uno di quei prodotti che aiutano a limitare la volatilità del mercato, nonostante sia un prodotto su più sottostanti. Perché dico questo? Perché il sottostante peggiore ha perso il 24% in questo caso, che è Amazon. Nvidia ha perso il 12%, quindi comunque abbiamo due sottostanti che hanno perso oltre il 10%, il prodotto ha perso l'8%, quindi ha perso molto meno di quello che hanno perso i sottostanti. Perché? Perché uno è un prodotto che non può scadere anticipatamente, quindi il flusso cedolare ci arriva fino a scadenza, e due, il flusso cedolare è incondizionato, quindi non dipende dalla barriera, che in questo caso se avessimo una barriera al 70% sarebbe già lì a rischio, con Amazon che ha perso il 25%. In questo caso invece abbiamo il 9% che ci arriva fisso all'anno tramite cedole mensili di 75 centesimi. E quindi ecco, questi sono prodotti che tendenzialmente piacciono soprattutto a consulenti finanziari, perché vogliono limitare la volatilità sul mercato, la volatilità dell'azionario nel portafoglio dei loro clienti, e avere un prodotto che possono gestire senza alea, cioè senza la possibilità che possa scadere anticipatamente. Questo è un prodotto che se uno vuole rivendere, lo rivende; se lo vuole tenere in portafoglio, sa che fino ad aprile 2024 lo può tenere. Ecco che quindi è un prodotto per chi vuole fare una gestione di portafoglio forse un po' meno dinamica e un po' più con la possibilità di scegliere lui che cosa vuole fare, che con i prodotti che possono fare autocall, insomma, chiaramente è meno la possibilità. Buongiorno, un parere, segnatevelo entrambi, va, così mi date una mano, sulle DE, allora, DE 000 HV 4MMF6. Questo mi ricordo di averlo già visto. Ah, eccolo qua, è AMD, Nvidia e STM. Allora, vediamolo un po'. Questo quota 97,80 e vedo uno spreadino da 1 euro, 96,81. Parla Marco Medici, ovviamente. Sono americani. lo so, ma io spingo lo stesso per la riduzione. E poi con il Nasdaq che perde il 5% non posso permettermi. Anzi, va bene, data di pagamento finale, questo è giugno dell'anno prossimo, del 2023.
Ora, i sottostanti sono AMD, Nvidia e STM, che sono tutti super positivi rispetto al fixing. E quindi qua, ma c'è la possibilità di richiamo? Questo è un autocall o no? No, no. Questo quindi, non è autocall. Bene, bene, meglio, meglio ancora. Allora, ti dà uno 0,75 incondizionato. Cos'è? Condizionato o incondizionato? Che non capisco. È incondizionato, è come prima. Questo paga un 9% all'anno. Uh-huh. E con i sottostanti che sono abbastanza cresciuti. Ma come mai, scusa, ti quota così lontano da... Vabbè, perché manca ancora un annetto e qualche cosa. Perché non può scadere anticipatamente. È quello che dicevo prima, abbiamo un delta che è limitato. Quindi questo fa sì che per chi volesse acquistarlo adesso, un prodotto che si acquista a 97, ti paga il 9% all'anno, quindi ti paga, visto che scade fra un anno e un mese, ti paga un 9,75% da qui all'anno prossimo. Perdere soldi, i titoli dovrebbero perdere il 40% dal valore iniziale. Considerato che STM è quello che è cresciuto meno, è cresciuto più o meno del 20%, dovrebbe perdere da 34, dovrebbe arrivare a 17, cioè deve perdere un 50% da qui a un anno. E anche perdendo il 50%, noi andremo a perdere il 40, naturalmente, perché la barriera è al 40. A questo 40 vanno tolti però i premi che ci saranno pagati per forza di cose, quindi molto protettivo come prodotto. Chi ce l'ha in portafoglio ha già incassato un anno di premi, quindi ha già incassato un anno esatto di premi, quindi il 9%, quindi è già in positivo rispetto al prezzo di carico, perché se insomma è stato acquistato a 100 e se è stato acquistato a 100 e ha già incassato il 9, ora quota 97, quindi sì, è in positivo. Ecco questo è proprio, come dire, come il prodotto che abbiamo visto prima, visto un anno dopo. Se le cose vanno bene. Quindi Se le cose vanno bene. Ma un altro bel maxi cedola per lo zainetto? Qua il professionista è Pietro Di Lorenzo. Ce l'hai un maxi cedola da tirarci fuori dal taschino? Guarda, mi sembra un po' prematuro a quando maggio. È la questione dello zainetto? Cos'è? A dicembre, no? È la fine dell'anno, no? Fine dell'anno, certo, 31-12. Però guarda, Emeric, io sponsorizzo, onestamente il maxi cedola è un'operazione last second, invece l'ottimizzazione fiscale va fatta all'inizio e può essere fatta con prodotti che stiamo vedendo, questi cedole incondizionate mese su mese. Ogni mese ti va a interrogare lo zainetto fiscale quando va a staccare, sempre ricordiamo se l'intermediario gestisce in un certo modo le minusvalenze, quindi l'interrogazione dello zainetto fiscale, quindi immediatamente, quindi non va a rettificare il prezzo medio di carico. Quindi io il consiglio mi senti dare non andare solo sui maxi cedola la second per gestire il discorso fiscale, ma organizzarsi già adesso magari con dei fixed cash collect con cedola mensile incondizionata, perché già inizi a lavorare adesso, no? Non vai all'ultimo momento sui maxi cedola, che spesso poi in verità quotano anche prezzi un po' svantaggiosi. Quindi consiglio adesso di iniziarci a lavorare non con i maxi ma con le cedole incondizionate mensili. Va bene, allora un parere anche a te, Marco Medici, sui maxi cedola? Ma sono d'accordo con Pietro. Comunque noi abbiamo emesso un paio di mesi fa, mi sembra, dei prodotti maxi cedola che pagheranno il premio a luglio, quindi per chi volesse anticipare e per chi volesse andare a vedere se trova qualcosa che possa andare bene per la propria situazione e per il proprio portafoglio, si trova sul nostro sito, si trovano su avvisi nuovi prodotti, basta cercare maxi e si può scaricare la brochure e si trovano tutti i prodotti. Quindi appunto, per chi invece, a differenza di quello che ho detto, se andare a vedere l'offerta di Unicredit su questi prodotti senza andare a scegliere un prodotto in particolare, perché poi c'è chi vuole prendere più rischio, chi meno rischio, eccetera eccetera, ci sono una quindicina di prodotti che pagano il primo maxi premio a luglio, pagano il secondo premio a ottobre e possono scadere già a ottobre. Quindi tendenzialmente quello che può succedere è che questi prodotti possono avere l'autocall già a ottobre. Ecco che quindi per qualunque intermediario, cioè sia quelli che vanno a scontare i premi immediatamente, che quelli che lo fanno solo a scadenza, un prodotto che scade entro fine anno, quindi entro ottobre, come questi,
pagando sia il maxi premio che un premio dopo, può essere utile per il proprio portafoglio. Ne abbiamo parlato anche con Paolo qui qualche settimana fa. Allora, come sempre potete ritrovare la trasmissione poi sul sito di Milano Finanza, viene caricata anche sul sito unicredit.investimenti. Tra l'altro, te la butto lì perché me l'hanno chiesto i telespettatori, se potete mettere magari una paginetta con i certificati trattati, col codice direttamente, perché così almeno trattati in trasmissione, magari lì dove c'è appunto, così almeno ce l'hanno possiamo subito farlo. Perché ogni tanto possiamo metterlo nella descrizione, ecco, nella descrizione mettiamo l'ISIN, i certificati trattati. Vabbè, innanzitutto facciamo vedere dove possono ritrovarli. Allora, c'è sul sito investimenti.unicredit.it, giusto? Beh, dobbiamo mettere la investimenti.unicredit.it, abbiamo la sezione webinar e lì li troverete. Ok, dov'è la sezione webinar? Fammi vedere se la devi andare su in alto a destra, sulle tre, sul menu, perché tu hai la visualizzazione da tablet. Perfetto. Ok. Prodotti, tools, one market. No, one market. Devi andare su one market. Poi devi andare su webinar categorie e si trovano tutti i webinar che abbiamo. Ok, perfetto. Dai, facciamo così. No, il libretto nero non ce l'hai più, la potremmo mettere come prima faccia. No, per ora va bene. Se mi dici qualcosa di strano, vai a finire direttamente sul libretto nero. È un po' che non lo tiri fuori, anche la calcolatrice. No, questa siete voi che non mi avete dato modo di tirarlo fuori, se no è sempre pronto. È lì pronto, quindi va bene. Io ringrazio entrambi i nostri ospiti. Abbiamo Marco Medici. Prego. Posso solamente... Quello che vuoi. Abbiamo una conferenza al Salone del Risparmio la settimana prossima. Tra l'altro mi sa che ci vedremo anche al Salone. Vediamo. Sì, facciamo... Di solito, no, cos'è, martedì, mercoledì, giovedì, quindi magari anticipiamo. Esatto. Comunque un paio di battute le faccio volentieri, così ci vediamo dal vivo. No, guarda... penso sia molto interessante, per quello volevo dirla, perché l'anno scorso è stata una delle più viste, non perché ci fossi io, non voglio prendermi questo vanto, ma perché, come l'anno scorso, portiamo un'economia ricerca di Unicredit che parlerà della situazione macroeconomica e di cosa aspettarsi nei prossimi mesi. Mm-hmm. Quindi ecco, può essere utile non tanto... ma poi lo ribaltate con l'uso dei certificati o no? Sì, poi ci sarò io, ci sarà Pierpaolo Scandurra che parleremo di come prendere posizione tramite i certificati, però tutta la prima parte sarà una parte in cui non si parlerà di certificati, ma si parlerà di mercato, di macroeconomia, di situazione geopolitica. Chi viene a parlare? Chi è l'economo? Lo sai già? Viene Tullia Bucco, sì, certo, Tullia, una collega della ricerca, Tullia. Bravissima. Quindi ci si può iscrivere sia per partecipare in presenza, quindi chi volesse ci vediamo in presenza, che anche in streaming, perché il Salone dà questa possibilità, quindi chi volesse si può iscrivere sul sito del Salone e ci può seguire in streaming. E secondo me, ecco, la parte iniziale di appunto, come dire, overview economica sarà sicuramente molto interessante. Quindi, va bene, dai, l'appuntamento comunque al Salone del Risparmio, ci siamo anche noi con tutti le armi e bagagli, abbiamo la 3 giorni dalla fascia trading da fare. Pietro, devi venire anche tu, sali, vieni su, così dal Salone. Sì, probabilmente vengo e fra l'altro vedo anche fra 2 settimane al TOL, quest'anno... Il TOL, poi non te ne parlo, lì abbiamo proprio il nostro studio, altro studio, tutta l'Agora, mi hanno chiamato quelli di Bolo. Ma classe è sempre sul pezzo. Sulle robe di trading è roba nostra, la finanza operativa non scappa, assolutamente. Allora, grazie mille a entrambi, Marco Medici, Unicredit, eccolo qua, Marco Medici, Pietro Di Lorenzo, SS Trader. Ciao Pietro, ciao, ciao entrambi. Ciao, ciao. Anche a voi. Buona giornata a tutti, arrivederci. Ciao.